Eccoci con Alessandro De Bianchi della Invader Studios. Ecco, dei ragazzi meravigliosi. Come è venuto in mente di fare questo progetto che sta esplodendo nel mondo? Ma noi principalmente siamo un gruppo di amici, sì, ci siamo riuniti con una passione comune che è quella dei videogiochi e già lavoravamo come professionisti in differenti aree, insomma, del settore. Ci siamo riuniti a seguito di una passione per i videogiochi, abbiamo fatto un remake non ufficiale di un videogioco e una volta che è stato pubblicato su YouTube è esploso, milioni di visualizzazioni, finché insomma siamo stati chiamati dalla casa produttrice di questo videogioco e siamo andati in Giappone a presentare il nostro progetto. Questo risale al 2015. Dopodiché, dopo il successo straordinario di questo evento, abbiamo deciso di fondare una società e di iniziare con il nostro progetto principale, che è Daimer 1998. E a seguito di questa iniziativa c'è stato un riscontro anche sul territorio molto importante, tant'è che come partner principale abbiamo trovato nella BCC di Bellegra, insomma, un... Ecco, come ha fatto a crederci la BCC di Bellegra a questo vostro progetto? Che cosa li ha convinti secondo voi? Allora, sicuramente c'è stata una sensibilità molto spiccata per riguardo un'iniziativa così intraprendente, soprattutto nel settore tecnologico, perché il nostro territorio è molto famoso per le produzioni enogastronomiche, però è assente, diciamo, dal punto di vista tecnologico, ecco. Magari assente è una brutta parola, però ci sono poche iniziative rispetto a quel tipo di produzione enogastronomica. Quindi c'è stata una sensibilità da parte di alcune figure chiave della BCC di Bellegra che hanno da subito creduto nell'iniziativa di noi ragazzi che abbiamo portato questo progetto e ci hanno dato una grandissima mano a rendere tutto possibile, insomma. Quindi... E oggi state qua, per fare cosa? Oggi noi abbiamo organizzato un press tour perché con la stampa giapponese, dopo aver firmato un accordo di distribuzione per le versioni console di Daimer 1998, e quindi ci sarà una prova giocata di questo titolo da parte della stampa giapponese, e fondamentalmente questo. Quindi, perfetto.